Buonasera a tutti, siamo qui per l'incontro con Peter Cooper, al quale faremo un po' di domande. Se qualcuno ha qualche curiosità, che magari a me non viene in mente, alza la mano e arriva il microfono. Allora, anzitutto la prima domanda, classica che si fa sempre. Che ne pensi di Lucca e del festival? What do I think about Lucca and the festival? It's very full of many people, and it reminds me a bit of just trying to get from one side to the other. Reminds me a little bit of the fight between spy versus spy. Lucca è una città veramente molto piena di persone in questi giorni e andare da una parte all'altra della città mi ricorda un po' come una lotta, un conflitto tra spia contro spia. Allora, hai vinto l'Eisner Award come miglior graphic novel nel 2016. È stato un punto di arrivo o un punto di partenza per te? Well, I think it was maybe a middle point, I hope. It's a great honor, and I'm very happy to have the experience of getting the award, though I was unprepared with anything to say besides talking about Donald Trump. But that awards are one of those things that they can certainly help make it possible for me to do more of what I like to do. So I'm happy for that always. Spero sia un punto, diciamo, di passaggio, essere a metà strada. È stato naturalmente un grande onore ricevere un premio tanto prestigioso. Ero completamente impreparato, non sapevo di che parlare se non di Donald Trump. Naturalmente questo genere di premi, questo genere di riconoscimenti ti aiutano a far arrivare meglio la tua voce, a continuare a fare quello che fai e ti spronano a fare sempre meglio. La nascita, cioè la creazione, con la nascita, insomma, sì, la nascita, la creazione, la conclusione, all'arrivo a rovine, quanto tempo ha chiesto? Dall'idea alla stampa? It was maybe even a 5-year process of thinking about the book and going from Mexico and living in Mexico for 2 years, where I got the information that helped me write the book, then thinking about the story and wondering if I could take on a project that was going to take me years to develop. And then drawing up enough to show to a publisher and taking the time for that, and then finding a publisher was all part of the process. But then once I had a place to publish it, then it was a matter of 3 years where I was working on it, not all the time, but pretty consistently coming back to it. And it probably was a solid year of time in order to do the story. And I really wanted to include everything that I experienced while living in Mexico and bring that to the fictional account that included a teacher's strike and a couple moving down to Mexico, but also the flight of the monarch butterfly going from Canada. Sorry. Sorry about that. I forgot you. Sorry. Allora, farò una sintesi perché non ho un foglio, anzi se posso avere un foglio con una penna così vi dico bene cosa dice. Ci sono voluti Arrivano cinque anche il foglio e la penna, non ti preoccupare, un ci abbiamo processo tutto. di 5 anni, per cui
in cui ho pensato a questo libro, e 2 anni passati in Messico, dove ha vissuto con la sua famiglia, si è trasferito lì, e poi altri 3 anni riflettendo sull'idea di poter fare questo fumetto in cui raccontava appunto la storia dello sciopero degli insegnanti a cui aveva assistito in quei 2 anni in cui era stato in Messico, e la metafora del viaggio della farfalla monarca. Quindi altri 3 anni per cercare un editore, e poi un anno buono per, una volta diciamo avuta la storia e aver costruito abbastanza da mostrare un editore, un altro anno per completarla e portarla a compimento. Quanto è rimasto in lui? Quanto ha sentito, se lo ha sentito, il cambiamento dopo aver vissuto 2 anni in Messico? Cioè, cosa gli ha lasciato? Actually, it was a very difficult to come back artistically, because I had gone through many changes in what kind of drawing I did, and I wanted to bring Mexico into my work, and so there was a period where I was a little lost in the style, because I drew in my sketchbook a lot there. Allora, è stato effettivamente parecchio difficile tornare indietro, non solo fisicamente, ma tornare indietro anche artisticamente. Cioè, si è reso conto, in un periodo in cui è anche stato, si è trovato anche perso, si è reso conto di voler portare con sé il Messico, cioè voleva riportare il Messico anche in quello che faceva e nei suoi disegni, nella sua arte. E quindi ha anche sperimentato un periodo in cui si sentiva un po' perso. So one of the things that was exciting about working on ruins was that it brought all those different styles together and allowed me to do a little bit of sketchbooking and a little bit of more realistic drawing and a little bit of the kind of drawings that I was doing there, along with what I had been doing before I got to Mexico. È stato davvero entusiasmante poter lavorare su Ruins per Peter, principalmente perché ha potuto utilizzare e sperimentare diversi stili, tutti all'interno della stessa opera, quindi un disegno realistico, a volte un disegno grottesco, quindi utilizzare, e soprattutto quello che aveva visto in Messico, quindi tecniche e ispirazioni che ha ricevuto in quei 2 anni lì, ha potuto metterli tutti insieme nello stesso volume. E dunque questa è stata una cosa particolarmente entusiasmante. Com'è nata l'idea di fare la doppia pagina, che in questa edizione era... Posso rubargli un attimo lo spazio? Wait a minute. Excuse me. Ecco, vi faccio vedere, la vedete nello schermo che me la inquadra. Guardate che meraviglia questo, cioè, lo spettacolo di questo disegno. Cioè, è un'esplosione veramente di colori e anche di sensazioni. È un'emozione, proprio uno apre e... No. Ecco, vorrei sapere come è venuta l'idea e a chi. This is an idea that I had because I visited the place where 11 million monarchs come, just one forest, and to convey how unbelievably beautiful that was and what an out of this world experience it was, I felt that I needed to do something that would extend the book so that the reader would have a similar kind of experience. L'idea nasce è un'idea di Peter, e viene dal fatto che ha visitato questa foresta in Messico, in cui migrano e giungono
11 milioni di farfalle monarca ogni anno. Ed è un luogo estremamente intenso e meraviglioso che dà un'emozione fortissima. Quindi, per riuscire a tradurre e a trasportare quella sensazione meravigliosa, quell'immagine meravigliosa, ha sentito la necessità di trovare un escamotage, che era quello di estendere il libro, di andare oltre la pagina del libro, quindi estenderla in questa maniera. Ottima, la resa è fantastica. Quali sono state le difficoltà maggiori, se ci sono state, al momento durante la descrizione, magari qualche disegno che non ha saputo rendere, o se c'è stato un momento in cui si è trovato un po' in difficoltà? Actually, almost every page had something challenging, and I would put down two lines, and then I'd feel like one of them was wrong, and I'd want to erase it. Praticamente ogni tavola è stata difficile. Ogni due righe che tracciava aveva l'impressione di volerne togliere una, tornare indietro, cancellando e rifacendo. Insomma, in effetti non è che ha fatto una cosina da poco. Io vorrei chiedergli, quando è che lui si è reso conto che sarebbe diventato chi è diventato? Cioè, com'è nata la sua passione per il fumetto e quando è che ha scoperto che poi sarebbe stata la sua vita? I first discovered comics when I was 7 and they meant a great deal to me, but I think really when I was about 17 and I thought there was nothing else that I would want to do. So fear was a driving factor also, because I thought in the regular world of work, I'm a hostage, and to draw was a way to be free. La prima volta che si è avvicinato al fumetto è stato a 7 anni. E poi a 17 anni era come se non ci fosse null'altro che volesse fare. Il fattore determinante, diciamo, quello che lo spingeva, in realtà era la paura. La paura del mondo del lavoro che ti tiene ostaggio. E quindi invece lui voleva essere libero facendo quello che voleva fare. Lui si è accostato al fumetto a 7 anni. Quali sono stati i fumetti che ha amato da subito, e volevo sapere se ancora legge fumetti. My first was probably Thor, Jack Kirby, and he still makes my blood run faster. But I still read comics all the time, and a cross-section of European comics. Matotti is one of my favorites, along with... I don't read superhero comics almost at all, but there's so many different things that are happening in comics that are exciting, so that I keep coming back to that. Allora, sicuramente il primo che gli viene in mente è Thor, di Kirby. E quando, ancora adesso, quando lo vede, sente il sangue ribollire per l'emozione. E continua a leggere comics anche in questo periodo. E tra gli europei un artista gli viene in mente che lo influenza, che gli piace molto, è Matotti. E non legge quasi per niente fumetti supereroistici. Però si rende conto che stanno succedendo un sacco di cose estremamente eccitanti, interessanti in questo periodo, quindi continua a spaziare i generi. Durante, ora è poco che è qui, ma per esempio al suo stand ha visto qualche artista, magari giovane, magari italiano, che lo ha particolarmente o anche altri stand, insomma, si è girato un po' per la fiera, qualcuno che lo ha incuriosito? Yeah, everywhere. Every time I open a book, I see some artist that I've never heard of,
And there's so much brilliant work here and that is going on in comics, it's very hard to even to keep up with all of the great things that are happening. But certainly with new artists and some artists that I'm discovering that have been around for a while. Sì, ogni volta che apre, adesso, questi giorni che sta girando per la fiera, ogni volta che apre un libro, quasi ogni volta trova sempre un qualcosa di molto interessante, un artista particolarmente interessante. E in realtà la sensazione è che sia difficile stare al passo con quello che succede nel mondo del fumetto, perché stanno succedendo un sacco di cose particolarmente appassionanti, emozionanti, ed è difficile stare al passo. Allora, lui ha fatto Rovine e poi era nel discorso su Trump. Com'è nata l'idea? Yes. Com'è nata l'idea di fare il discorso su... Com'è nato Trump? La scelta. The idea of Trump? Racconta la nascita, come, perché? For the kind of work that I'm interested in, which is talking about what's happening in the world, Trump is unfortunately unavoidable. Per il genere di lavoro che faccio, per il fatto che lavoro in questo campo, sfortunatamente Trump è inevitabile, bisogna parlarne. In effetti sì, può essere anche, come noi avevamo in Italia, abbiamo avuto Berlusconi che forniva lavoro per i comici e allora danno Trump che dà lavoro a vari... Yeah, there's so much inspiration, I don't know what to do with all of it. Sì, anzi, è una tale ispirazione, ce ne dà talmente tanti di spunti che veramente non sa cosa farci con tutti questi spunti quasi. In effetti anche troppi, sono d'accordo. Quindi era per un po' sarà impegnato su questo fronte o ha già in mente magari un'altra graphic novel su questo genere? Magari un altro viaggio, qualcos'altro? Yes. Sorry. There you go. Well, actually, a first part would be I'm working on a book about Trump, which is I'm doing Kafka short stories. So it might as well be about Trump, since it's so Kafkaesque. Bellino. Intanto per cominciare, non di viaggi, ma sto lavorando su un libro in cui si parla di Trump, in qualche maniera, perché sono degli adattamenti delle storie brevi di Kafka, e in effetti si potrebbe dire che parla di Trump, visto che in Trump Trump è un personaggio molto kafkiano. Sì, but, sì, molto. But also the next book after this is done is I'm very much interested in doing an entire book about travel. Because just and world travel and the different stories about places that I've been, and I want to get those memories down while they're still there, and while they're still in the world. E poi dopo, quando sarà finito questo libro di cui ha parlato prima, il suo intento è quello di fare un libro proprio di viaggi, quindi un libro che sarà un diario di viaggio, ma del mondo intero, per cui in cui possa raccontare diverse storie su tutti i posti che ha visitato finora, e in modo da mettere giù, da mettere per iscritto i ricordi che sono ancora freschi, che ha ancora finché ci sono, finché ce li ha ben netti in memoria. Torniamo un attimo a Rovine. Come mai, perché la scelta del lavoro di entomologo per il protagonista?
Before I was interested in comics, actually, I thought I would be an entomologist. And just as a child, I was very interested in butterflies and in insects. And comics kind of replaced that, because I could read a comic and I didn't have to catch and kill anything. Prima di diventare fumettista, da bambino uno dei suoi interessi, anzi il suo interesse, quello che pensava sarebbe diventato, era proprio un entomologo. Lui pensava di fare la carriera da entomologo. Era molto attratto, gli interessavano molto le farfalle e gli insetti, e in qualche maniera questo interesse è stato soppiantato, sostituito da quello per i fumetti, sui quali poteva leggere di ciò che gli interessava senza doverli, quindi le farfalle, gli insetti, senza doverli uccidere, catturare e uccidere. But this is also an opportunity for me to bring two things that I love together, which is comics and insects. So I made the character an entomologist. But also stylistically, I wanted to draw the characters some more realistic and some more cartoony, to be able to move between humor and reality and drama, and create rules that were very open. Questo rovine quindi è stata un'occasione per far coincidere le due cose, i due interessi, portare assieme due interessi, quindi il fumetto e l'amore, diciamo, per l'entomologia. E, inoltre lo stile che ha usato, sempre per portare insieme due cose diverse, era da una parte realistico e dall'altra umoristico, in modo da poter unire i due mondi e potersi muovere agilmente tra l'uno e l'altro. Quindi il protagonista disegnato magari in maniera realistica e poi qualcosa di più umoristico intorno. Vedo che lui disegna a matita già proprio direttamente. Lo fa anche quando disegna proprio, o si aiuta magari con matita e poi colora? I have a five-stage process, okay. From a thumbnail, very small, about this size, and then much bigger, about one-third the size of the printed work, then to the size that the book will be printed, and then I enlarge that, and I go to watercolor and colored pencil and all. So many stages in order to get to the finished art. And then there's scanning and adding word balloons and touching it up. That's actually more than five stages. That last stage is add. All right, quindi ha un processo che consta di cinque fasi diverse. La prima è proprio il disegno rapido in un thumbnail, quindi in un riquadro molto ridotto per l'ingombro. Poi nella seconda fase allarga questo riquadro, questo thumbnail, a un terzo più o meno un terzo di quello che sarà la pagina stampata. Poi passa alla terza fase, cioè alla dimensione reale di quella che sarà la pagina stampata. Addirittura lo allarga, quindi lo fa ancora più grande, e dopodiché passa agli acquerelli e al colore. E dopodiché scansiona la pagina, aggiunge balloon. Ho notato, ora io non ho ancora visitato il Messico, mi manca, lo ammetto, però ho notato che è riuscito a rendere benissimo, dalle foto, da quello che vediamo nei video, quello che conosciamo, proprio i colori del posto sono dovuti a, se li ricorda, ha fatto delle foto o è tornato, come è riuscito a renderli così bene? Both. I had I drew in my sketchbook a lot, and in fact I published a book before Ruins called Diario de Oaxaca, which was my sketchbooks from 2 years of sketchbooking. And it was several hundred pages. Then I also had reference photo, and I drew first when I did my thumbnail drawing, then
I actually had the opportunity to return to Mexico and photograph some of the specific places I wanted once I had decided where that would be. Cioè, questo disegno qui del mercato è fantastico. Allora, per quanto riguarda i colori, entrambe le cose, cioè sia memoria, sia fotografie e immagini, per cui prima di realizzare rovine ha realizzato un altro libro, si chiama Diario de Oaxaca, che era dove erano stati, si erano trasferiti per 2 anni, e di diverse centinaia di pagine, e in più ha utilizzato delle foto di repertorio, sempre per riferimento ai colori e a quelle atmosfere, e ha anche avuto la possibilità di tornare in Messico e di scattare delle fotografie dei luoghi e delle situazioni che voleva, sapeva di voler riprodurre in rovine. Ok. Ecco il perché del titolo, perché rovine? Ruins represents a combination of a lot of different things. It's the ruins of empires like the Mayans or Aztecs that have left behind ruins. And also the difficulty it is to have a relationship and keep that together. And also the environment that we live in that is in the midst of being destroyed. So it ruins covered all the things I wanted to talk about. Il termine rovine è una combinazione di vari elementi. In realtà è una somma di tutto ciò di cui lui voleva parlare, ci dice alla fine. Parla ovviamente delle rovine Maya, delle civiltà Maya, Azteche, che erano lì prima che arrivassero loro, ma parla anche della difficoltà di mantenere una relazione tra due persone, e parla anche dell'ambiente, quindi rovine per il fatto che l'ambiente in questo momento, per la situazione in cui ci troviamo, lo stiamo distruggendo. Quindi rovine fa riferimento a più elementi. Abbraccia un concetto molto ampio, via, in poche parole, ecco. It's very ample, yes, like with many things of this sort, I understand what I'm doing up to a point, and I hope the reader finds something additional that maybe I haven't even seen. Come molte cose, spera che ci sia un lettore, che spera che i lettori vedano in ciò che fa lui cose in più, cose che lui, a cui lui non ha pensato mentre le faceva, quindi che leggano oltre ciò che era l'intento. Digli, cioè, ora dico che questo romanzo, questa graphic novel, chiamiamola, questo libro, questa storia, chiamala come vuoi, ha più chiavi di lettura, eh? Cioè non basta una volta sola per capire quello che lui vuole dire, minimo ce ne vogliono 3 o 4, cioè uno... Well, given that it took me 3 years, I really hope you read it more than once, because it only takes about 45 minutes to read, and the production time versus the consumption is... Perché la prima volta uno lo legge, lo scorre, si gode dei colori, legge la trama, entra diciamo si identifica con i personaggi, soffre, gioisce con loro e vive la storia. Poi finito, si riprende, si ricomincia e ci si dedica magari a vari particolari, si capisce magari anche nel messaggio di quello che vivono loro, un discorso appunto di come ci si sentono all'interno di una situazione non facile, cioè ci vuole di leggerlo diverse volte per capire tante cose. E per tornare alla domanda di prima, Peter diceva che spera fortemente che sia necessario, insomma, che si senta il bisogno di leggerlo più di una volta, perché comunque per disegnarlo, per realizzarlo, oltre 2 anni in mezzo, ci sono voluti 3 anni, mentre il tempo di lettura è più o meno di un tre quarti d'ora. Allora, la prima il tempo volta di produzione, sì, ma la seconda e la terza un po' di più. Il tempo di produzione è mostruosamente più impegnativo del tempo di consumo, e quindi spera che sia possibile, sì,
e che inviti, diciamo, il libro stesso inviti alla lettura più volte. Questo anche in virtù dei suoi disegni, in voglia, perché ogni volta che apri magari la stessa pagina ci trovi dei particolari che prima non avevi visto. Io ho notato questa cosa. That's what I hoped for. I spent a lot of time just looking at the rocks on the ground and the whatever was happening in the background. The backgrounds are actually as much of a character as the characters themselves. E spero sia proprio così, infatti, perché ha passato molto molto tempo anche soltanto a osservare i sassi per terra oppure lo scenario, quello che c'era intorno, il background, e tutto ciò che c'è intorno ai personaggi è un personaggio esattamente come lo sono loro. Sì, ecco, anche questo per esempio, vedi? Tanto sta inquadrando te, ma si fa vedere. Anche guarda, questi magari alla prima lettura magari queste le scorri velocemente perché sei preso dalla trama. Capito? E quindi questo magari preso dalla trama vuoi sapere come va a finire. Quando lo riprendi la seconda o la terza volta invece sai già come finisce e ti godi, proprio capito, ti diverti a guardare una per una con calma le immagini. Yes. Sì. È un appassionato di entomologia, gli è mai venuta in mente l'idea di fare una storia dove gli insetti sono magari antropomorfizzati, hanno delle storie loro, cioè nella società degli insetti vivono un po' umanizzati, una storia che gli è venuta in mente però interpretata dagli insetti. The Metamorphosis, Kafka. I did an adaptation of that, and so the whole story is following in a man bug. In effetti ha fatto un adattamento della Metamorfosi, sì, di Kafka. Sì, ma quello è un adattamento, l'ho visto, ma sì, se sì, proprio le era venuta a mente un'idea sua, una sua storia che magari ha vissuto, okay, o qualcosa di suo, ma interpretata dagli insetti. Can I steal that idea? Vorrei rubarle quest'idea. Ok, perfetto, sono stata utile a qualcosa, mi fa piacere. C'è qualche domanda? Perché non vorrei poi monopolizzare, poi ma qualcuno voleva chiedere qualcosa. Oh, allora si vede, siamo così bravi da essere abbastanza esaustivi. Meglio così. Da dove prende spunto, ora questa è una storia che lui ha sentito il bisogno di raccontare, va bene, è una cosa sua, intima, ma per altre storie, Trump, cioè, se l'ha detto ora, ma a volte se gli è capitato di essere a corto di idee, da dov'è che prende spunto per le sue storie? That's a good question. I felt that way leading up to doing this project because I wasn't sure if I could fulfill the complexity of the idea properly, and stylistically I wasn't so sure about it. I think periodically I go through style shifts and that in the in-between, there's kind of a what feels like a dark, lost place. But on the other side of it, it actually was part of a process to get to something new. Sì, per questo progetto, per esempio, si è sentito così, ha avuto l'impressione di non avere idee, di non averne la sufficienza, di non avere le idee giuste per riuscire a rendere la complessità
dell'idea originale, quindi il corredo di idee era insufficiente, oppure gli capita spesso di attraversare delle fasi in cui cambia stile e nella transizione da uno stile all'altro, una transizione da un momento, da un periodo all'altro, gli capita di trovarsi in questa sorta di situazione mentale, di posto mentale cupo, scuro, in cui non ci sono idee, però poi c'è un momento di transizione e fa parte comunque del processo di cambiamento e anche di migliorarsi. Unfortunately, these days the news is presenting me with so many ideas that I'm actually drawing every day about what's going on. E per tornare al nocciolo della domanda, sfortunatamente in questi giorni quello che si vede nei notiziari è ciò che gli fornisce le idee che poi rende nei suoi disegni tutti i giorni, ed è una cosa sfortunata. Carino, bellino. Fra tutte le sue opere, ce n'è qualcuna di quale va particolarmente fiero, e ce n'è, se c'è, qualcuna che invece vorrebbe poter rifare o modificare o proprio rifare da zero? Well, I have a bad habit of when there's a new edition of any book, redoing it or changing the design or adding new pictures or doing something with it. So almost all my books are in process, and I have trouble completely letting go. I always, when I look at ruins, I see all of the mistakes and things I would like, wish were better. So I think I think many artists feel that way. It's just an ongoing process of wanting to get better and do better. Sì, ha la brutta abitudine di ogni volta che esce una nuova edizione della stessa opera, dello stesso libro, Peter ha la brutta abitudine di voler cambiare praticamente sempre la copertina, lo stile grafico, qualche immagine, qualcosina qui e lì. In pratica è come se non riuscisse mai a mettere la parola fine a quello che fa. E ogni sua opera è qualcosa che è in continua evoluzione, non riesce mai a lasciarla andare e a dire che è finita. Anche con Rovine, ogni volta che lo riapre, lo rilegge, trova sempre un sacco di errori, di cose che avrebbe voluto fare meglio, cose che potrebbe cambiare, però pensa che sia anche una, probabilmente qualcosa di comune un po' a tutti gli artisti, questa idea di non lasciar mai finire. Questo, con tutti gli artisti che ho intervistato, ti posso garantire che è una costante, anche perché altrimenti non sarebbero artisti se si compiacessero di quello che fanno. Loro tendono, gli artisti tendono alla ricerca della perfezione. Non esistendo la perfezione, non saranno mai contenti di quello che fanno. I'm always fighting with my inabilities and my abilities, and sometimes making something more perfect actually harms it. Working too much on something can become overworked. So there's a fine line I'm always looking for between spontaneous and something that needs more time in order to be fully realized. E Peter è in continuo conflitto tra ciò che sa fare, ciò che non sa fare, quello che gli viene e quello che gli viene bene, e si rende anche conto che lavorare troppo su un'idea, lavorare troppo su un prodotto e cercare di perfezionarlo troppo, talvolta può addirittura essere controproducente, quindi sì, in effetti la perfezione non c'è. Lui ha detto che ama molto, insomma, gli piace molto fra gli europei Mattotti, ma per ciò di cui scrive, cioè per le sue opere, per il suo stile o per come affrontava gli argomenti? Mattotti, cos'è che gli piace di Mattotti, il suo stile o come scrive? He has nice legs. I think he's very
Sì, ha delle belle gambe. No. Intendevo quello che scrive. No, what I love about his work is the same thing I love about Picasso and artists that push the boundaries of the form and bring in a lot of art history into their work that's not just reflecting more comics. E quello che mi piace nel lavoro di Mattotti è un po' quello che gli piace nel lavoro di Picasso e altri artisti del genere, cioè gente che spinge sempre un po' più in là e tira sempre un po' più sull'asticella di quello che stanno facendo e del mondo dell'arte in generale. Non è semplicemente replicare un fumetto, continuare a fare fumetto, ma espandere e tirare un po' più sull'asticella. Io oggi ho avuto prima di lui un incontro con Igort, che insieme a Mattotti faceva parte di Valvoline. Lui lo sapeva? Sì. E di Igor che ne pensa? Perché oggi abbiamo affrontato che anche Igor ha un suo stile, a me personalmente piace molto. I was looking at his show and just marveling at the same things that I love about Mattotti and artists who are bringing different influences. In his case, there's so much about Japan in his work, and but not just Japanese comics, but Japan. And that flavor, plus incredible technique, which facilitates that. Vai, traduce poi adesso. Sì, di Igor stava vedendo l'esposizione, stava vedendo i lavori che sono esposti qui al Palazzo Ducale e, come per Mattotti, ammira tantissimo il suo lavoro e, anche per via delle diverse influenze che Igor incorpora in ciò che fa. E, in particolare nel suo caso si vede molto il mondo giapponese, non solo il mondo del fumetto giapponese, quindi del manga, ma proprio il Giappone, la cultura, il Giappone nella sua complessità viene abbracciato dall'opera di Igor ed è questo, anche questo insieme di assoluto di gusto, quindi di atmosfera e di tecnica che è essenziale, aiuta a far sì che questo suo lavoro, quest'opera sia ritenuta o ritenga Peter la ritenga geniale, insomma. Sì, ma anche a lui si vede e si assapora, sembra di sentire il sapore della cucina messicana leggendo Rovine. Anche lui ha assorbito molto della cultura messicana. You know, that's why I think I relate to that other type of work. Steinberg, Saul Steinberg is another artist who I have looked at for years. People who travel and bring the inspiration of the location to it. I certainly looked at art in Mexico, but I think more it was absorbing the atmosphere of it that had the old and the new happening at the same time, and that made my drawings inclusive of history and current events. Sì, è il motivo per cui effettivamente mi associo molto a questo genere di approccio all'arte e all'illustrazione, in particolare Steinberg per molti anni è stata una sua grande influenza, o i viaggiatori, tutti quei viaggiatori che prendono ispirazione dal viaggio, dal luogo in cui sono andati e poi riescono a portare nella loro opera, nel loro lavoro, quei sapori, quelle atmosfere, quelle impressioni. Ed è qualcosa che ammira molto anche questo, il fatto che nel suo lavoro, come in quello di altri che ammira, ci sia la possibilità di relazionarsi al mondo nuovo, al mondo antico. In particolare in Rovine ha avuto l'impressione di essere riuscito a cogliere questo sapore in Messico e tradurlo e portarlo in un unico testo, quindi qualcosa di nuovo e qualcosa di storico. Allora, una curiosità su di lui, se ha voglia di dirla. Quali sono le altre, oltre all'entomologia, le altre sue passioni? Cioè, se per esempio il cinema, la musica, se magari mentre disegna ascolta musica o... Um,
Music is definitely a part of the inspiration while I'm working. The part I hate in drawing is the development where I can't listen to music. There's so much inspiration from that. I look at actually, you know, graffiti and cinema is of course part of it too. I think probably my favorite art in general would be Charlie Chaplin's Modern Times, because of the mix of humor and politics and it's an international language. Sì, la musica sicuramente è una grande ispirazione per Peter. Mentre lavora ascolta sempre musica. Infatti uno dei momenti che insomma che più detesta è il momento di sviluppo dell'idea in cui magari non può ascoltare musica. Altri tipi di arte che lo ispirano e che apprezza molto e che, di cui è appassionato sono i graffiti, per esempio, di cui fa parte anche il cinema. Secondo lui il cinema e nel cinema uno degli esempi, una delle cose che più gli piacciono, per dirne una, è i tempi moderni di Charlie Chaplin, in cui si mischiano idee politiche, realismo e umorismo. Ok. Bene, nessuna domanda? Niente. Allora io ce l'ho una curiosità. Rimanendo nell'ambito del fumetto, c'è un'opera, magari una graphic novel o una serie TV o un personaggio dei fumetti che invidia qualcuno, che avrebbe voluto aver scritto o creato lui? Probably Mickey Mouse. I'd be a wealthy man, I could do it whatever I wanted. Probabilmente Topolino sarebbe ricco a quest'ora e potrebbe fare un po' quello che vuole. Poi vuoi mettere anche insomma l'immagine ai posteri. Either that or Mr. Natural, I think. Mr. Natural? It's Robert Crumb's. O Topolino o un personaggio di Robert Crumb, Mr. Natural. But I think Mickey Mouse, better choice. Sarebbe scelta migliore, sarebbe Topolino però. Ok. Bene. Allora, io a questo punto direi che possiamo far finire il disegno a Peter con calma. E, vabbè, insomma, abbiamo ancora un attimino di tempo. E, non so, se io a questo non so proprio cosa chiederti. Ho eviscerato tutti gli argomenti possibili. Se mi sono dimenticata qualcosa, se hai una curiosità che vuoi farci sapere, prego, è il momento giusto. Well, I suppose we could talk more about Donald Trump, but that would just make it very depressing. So it's always a toss up whether politics, it's good to talk about them or they just end the conversation. Immagina che potrebbe, forse potrebbe parlare di Donald Trump. Benissimo, però forse, certo, forse potrebbe rendere le cose un po' più, forse potrebbe rendere le cose un po' più, un po' peggiori, un po' brutte. Sono quei casi in cui non si sa mai se è il caso di parlare politica oppure no, perché magari è l'argomento con cui poi lui si va a finire la conversazione. Lui sa che se avesse vissuto in Italia qualche anno fa, a quest'ora avrebbe potuto scrivere di tutto, di più. Conosce la situazione politica italiana? No, insomma, se ne rende conto che era meglio se viveva qui. Berlusconi, but not only. Also now we have Renzi. Maybe it's worst. Yeah, no, it's very difficult. I hear about some of it, but my concentration, of course, especially now, is on what's happening in the United States because of its world impact. We're in a new area that in my whole life, I've never seen before. And again, I find it very inspiring to do work, but
I would trade that in for having none of this around and just a quiet day. Sì, la situazione in Italia gli sembra piuttosto complicata, però in effetti la sua attenzione è molto più focalizzata, più concentrata su quello che succede negli Stati Uniti in questo momento, perché è un po' quello che sta disegnando il mondo in questo periodo, che è anche molto preoccupante. Di sicuro dice che preferirebbe non avere tutta questa ispirazione, non avere tutti questi spunti, preferirebbe che tutto questo non accadesse, anche se rimarrebbe privo di spunti, e avere invece una giornata tranquilla senza queste ispirazioni. Sì, preferirebbe magari dedicarsi ad altro e che magari Trump non avesse vinto, che forse se era... era un po' la speranza, sì, di tutti, nella maggior parte delle persone, pure qui, ma è andata come è andata. Ok, ecco, invece adesso il tempo a nostra disposizione è davvero finito. Allora, mi auguro che tu ti sia intanto divertito. Ok, spero che anche voi vi siate divertiti, che abbiate goduto della presenza di Peter, e al quale facciamo un grande applauso.